Nuova iniziativa dell'Associazione Calabria in Armi a Catanzaro nel Museo Storico Militare. È stato presentato il libro 1943, la divisione Mantova in Calabria, le operazioni militari sul territorio calabrese. A coordinare i lavori il presidente dell'Associazione Calabria in Armi, Pasquale Martinello. Siamo partiti dalla storia, come dire, mondiale, siamo scesi un po' più nei particolari con la storia d'Italia e poi con quello che la Mantova, uno dei reparti stanziali di Catanzaro, con la Mantova abbiamo vissuto i due anni dalla fine della collaborazione con i tedeschi e l'inizio della collaborazione con gli inglesi. E dicevo poc'anzi che nel MUSMI le iniziative saranno sempre più numerose dopo l'accordo firmato una settimana, 10 giorni fa, se non ricordo male. Beh certo, sono soprattutto i temi da approfondire. Ancora la settimana prossima, sabato prossimo, ci sarà una mostra sulla Prima Guerra Mondiale e in particolare delle copertine della Domenica del Corriere pubblicate in quel periodo. Nel MUSMI le iniziative saranno sempre più numerose. Oggi la divisione Mantova in Calabria. Certamente, sarà un impegno maggiore per tutti noi. Il nostro obiettivo principale è togliere dall'oblio tanti ricordi, tante testimonianze che rischiano di perdersi. La nostra associazione cerca di recuperare appunto queste notizie perché sono notizie importanti per la città, per la Calabria e per noi tutti. Io penso che ognuno di noi abbia qualcosa da raccontare, non l'abbiamo vissuto per nostra fortuna, però tramite i genitori e i nonni abbiamo sentito parlare di questi avvenimenti pur dolorosi.